Ciao a tutti! Oggi, come potete vedere, Alfonso si è svegliato con la febbre e quindi adesso la misuriamo insieme. Vediamo un po' cosa dargli e quanto prima stare bene perché abbiamo tanti impegni, vero? Mentre attendiamo che Alfonso si misuri la febbre, facciamo un piccolo intrattenimento. Che dolori hai, Alfonso? Ti fa male la Mi gola? fa male la testa. La testa. Abbiamo un grande mal di testa. Con la speranza che non sia una febbre così alta. Vediamo, aspettando che suona il nostro termometro. E quindi oggi niente scuola. Abbiamo iniziato bene la settimana. Aspettiamo e nel frattempo che facciamo? Ecco, vediamo un po'. Ed ecco che riuscite a vedere 38 e 8. Quindi adesso iniziamo a prendere lo sciroppo per far abbassare la febbre e poi contattiamo il medico. Vediamo. 38. 38? Fammi vedere. Riuscite a vedere 38? Abbiamo la febbre a 38. Vero Mattia? Cosa? Alfonso, la febbre è 38 e tu? A te è passata. Hai freddo? Hai sonno? No. Sei stanco? Non è più. È caduto il termometro? Sì. Noi stiamo misurando di nuovo la febbre, risuona e 36. 38,6, benissimo. Facciamo vedere. Vedete? Aspetta, ecco qua. 38,6. Dobbiamo aspettare un po' per prendere lo sciroppo perché l'abbiamo preso poco tempo fa. Se potete vedere, gli occhi di Alfonso sono rossissimi. Febbre, e come potete vedere, Mattia gli fa un po' di coccole. Tra un po' prendiamo lo sciroppo e gli passerà, vero? Io a prendere lo sciroppo, così dopo glielo darò e vediamo se scende la febbre. Per farlo stare un po' meglio, sciroppo pronto, siringa alla mano, siringa per il dosaggio prepariamo. Eh sì, davvero scotta tanto, si vede, no? È bollente. Adesso aspettiamo che lo sciroppo faccia effetto, così si riprenderà un pochettino da questa febbre. Nel frattempo guardiamo i cartoni. Alfonso si sta riprendendo, abbiamo dato lo sciroppo, quindi per sapere se siamo guariti o meno, seguite il nostro canale, iscrivetevi, lasciate un like e attivate La campanellina. ciao! Ciao!